Nell'episodio di oggi di Professione Networker portiamo invece la testimonianza di Alberto Stomboli, un terapista occupazionale che ha deciso di sviluppare l'attività di network e adesso andremo a vedere proprio perché. Vi lascio ad Alberto. Ciao a tutti, sono Alberto, mi occupo di riabilitazione, sono un terapista occupazionale e lavoro da ormai 5 anni in case di riposo, RSA. Ho iniziato a fare questa attività di network marketing quando mi sono trovato di fronte a una difficoltà economica. Come tutti sappiamo, siamo usciti o comunque stiamo uscendo da un brutto periodo sanitario mondiale. Mi sono trovato di fronte appunto a difficoltà di entrata economica. Sono un libero professionista, quindi il mio tempo viene scambiato per denaro. Mi sono avvicinato al network marketing grazie a una persona a cui sono molto legato, che è Joseph Luraschi. Seguendolo sui social mi sono appassionato di questo nuovo mondo che non conoscevo. Ho incominciato a chiedere informazioni banalmente. Ho provato, mi sono buttato in questa sfida, l'ho accolta con molto piacere e adesso appunto mi trovo qui a fare questa intervista perché appunto ho accettato di mettermi in gioco, di provare un'esperienza che non avevo mai provato prima, racimolando anche appunto un'entrata economica extra rispetto a quello che era il mio lavoro di terapista. Inizialmente mi sono avvicinato a questa attività soprattutto perché, essendo un professionista sanitario anch'io e Joseph lo stesso, ho pensato di integrare la mia attività con quella che era la professione di network marketing, legati anche appunto ai prodotti e tutto quello che riguardava la nostra linea di Amway. Ho pensato che poteva essere un valore in più, un valore aggiunto alla mia professione. Ora come ora inserisco l'attività di network non solo nella mia professione, ma anche in quello che sono le mie passioni, come può essere lo sport o nel mio tempo libero con gli amici e parenti, che piano piano sto cercando di portare dentro questa attività perché penso che ti può portare un futuro molto più libero, con un'entrata economica che non fa mai male, e arrivare a dei risultati attraverso il network marketing. Se uno ha un sogno, sicuramente il network marketing in questo caso può essere il mezzo per arrivare a quel sogno. Il network marketing è una condivisione di beni o servizi per il reciproco vantaggio tra chi promuove l'attività e chi va a consumare il servizio prodotto dall'azienda che si mette a disposizione del consumatore. Consiglio questa attività a tutte le persone che hanno un obiettivo nella loro vita e non hanno i mezzi per poterlo raggiungere o comunque hanno bisogno di una spinta in più. Secondo me può essere assolutamente un mezzo per arrivare e aiutarli a raggiungere quelli che sono i loro obiettivi di vita in modo reale e concreto. Inizialmente uno può pensare che si tratti solo di mera vendita, quindi io che vado a proporre prodotti porta a porta a tutte le persone che conosco, ma dietro questo mondo c'è molto altro. C'è un team che ti aiuta in qualsiasi tuo passaggio, c'è una formazione che ti cresce sia come networker sia come persona, quindi puoi abbinare appunto questa attività alla tua attività principale, quindi ti fa crescere, ti fa diventare una persona che prima tu non eri e che diventerai. Io ad oggi sto facendo network sia per crearmi un'entrata secondaria, per tutelarmi e per arrivare a raggiungere quelli che sono i miei obiettivi, che sono realizzarmi come professionista sanitario, crescere e arrivare a una libertà economica che tutti sperano di raggiungere nella loro vita e raggiungere quelli che sono gli obiettivi che quelli ognuno si ritiene per sé e li dichiarerà una volta raggiunti. Il consiglio che do alle persone che sono indecise, che non sanno se affrontare o comunque intraprendere questa attività di network, è quella prima di tutto di informarsi, parlare con persone che veramente hanno intrapreso questa attività e che sanno cosa vuol dire farla, quindi persone di successo, affiancarsi a loro e chiedere molti consigli. E poi quella di buttarsi, di non fermarsi alle apparenze, di non ascoltare le opinioni pubbliche di questi falsi miti che circondano questo mondo e avere l'opportunità di intraprendere un percorso all'interno di un mondo, di una vera attività in cui si può toccare con mano il cambiamento che sta avvenendo all'interno della società. Il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato, con esso sta cambiando anche il modo di fare network. Con questa pandemia, con questo Covid, si sono fermate praticamente tutte le attività che noi conosciamo, non si sono fermate le relazioni umane, non si è fermato il consumo e queste due sono le basi del network marketing, quindi non si fermerà mai.